Matteo, sono un linguista, mi sono occupato di latino fondamentalmente, lavoro in campo editoriale dal 2006 e l'idea del primo tutor di latino è venuta nel 2009 quando poi ho incontrato Adriano e Ivan. Io sono Adriano e sono un linguista teorico diventato linguista computazionale durante il dottorato di ricerca quando ho maturato anche competenze nell'ambito dell'ergonomia e dell'ergonomia cognitiva in particolare. Sono Ivan, laureato in fisica, mi occupo di siti web dal 97, ho fatto un dottorato in sistemi complessi applicato alla biologia e adesso cerco di applicare gli stessi concetti alla didattica. Quello che abbiamo creato è prima di tutto una società. Spesso quando nasce una startup nasce da un'idea e chi ha l'idea e chi la realizza pensa che sia sufficiente. E invece è altrettanto importante saper sostenere organizzativamente e finanziariamente quest'idea ed è altrettanto importante saperla vendere. Quello che nel concreto abbiamo fatto sono dei tutor molto innovativi per la didattica perché interagiscono con l'utente ma non gli danno mai la risposta. Lo guidano passo per passo, ma si adattano al suo livello di competenza su ogni cosa e danno al docente un feedback molto puntuale su ciò che lo studente sa e non sa e su ciò che sa fare e non sa fare. Il nostro primo prodotto è un tutor di traduzione, cioè un software che aiuta gli e le studenti a imparare a tradurre e si chiama Cicero. Tutti i nostri tutor vivono e lavorano insieme in una classe virtuale che si chiama Cloud Schooling e che funziona secondo due principi, ciascuno secondo i propri ritmi e nessuno indietro. E questi due principi vengono applicati grazie a un'estrema personalizzazione che raggiungiamo con la tracciabilità dei dati, sostanzialmente lasciati per ora ai docenti e in futuro al software che si permetterà di consigliare ai docenti nuove esercitazioni sulle basi delle specifiche carenze. L'idea è venuta da una parte per riuscire a rendere il libro un po' meno generalista, a personalizzare l'apprendimento e dall'altra riuscire a tracciare tutto quello che veniva fatto perché non si riusciva più a capire se avessero fatto i compiti, come li avessero fatti, eccetera. Da lì è nato il primo prototipo, l'idea di Cicero, ci hanno dato un piccolo finanziamento, la Fondazione Agnelli ci ha sovvenzionato la beta, ci hanno dirottato al MIUR che ci ha dato insomma in gestione tra virgolette un gruppo di docenti, circa una decina di docenti, 250 studenti, siamo usciti ad aprile del 2012, nell'arco di 6 mesi Cicero ha fatto quasi 10.000 studenti. E da lì insomma è nata l'idea di approfondire tutto l'ambito umanistico su cui eravamo più forti e adesso siamo a 10 tutor, abbiamo 40.000 iscritti, ormai i feedback superano quasi i 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni. A parte abbiamo cercato un appoggio istituzionale perché una patente istituzionale poteva, come dire, darci maggiore garanzia di riuscita, maggiore visibilità. Poi chiaramente appunti istituzionali i soldi sono quelli che sono, quindi la Fondazione Agnelli ha fatto il primo passo come fondazione privata e poi c'è stato un incubatore di impresa della provincia di Torino, il MIP, nella persona di Mauro Napoli, che ci ha dato una mano invece a strutturare tutta la parte finanziaria, il business plan, insomma tutto quello che andava fatto. Ovvio che tutto ciò non sarebbe comunque potuto sviluppare altrimenti se non avessimo avuto un appoggio editoriale molto forte. Uno di noi, nella fattispecie io, lavoravo in campo editoriale ormai da anni e il fatto di poter presentare in anteprima i prototipi che andavano facendo a uno dei più grossi editori scolastici ci ha permesso insomma di avere un canale preferenziale e di poter presentare direttamente i prototipi ai piani alti, quindi alle direzioni editoriali. Abbiamo partecipato a qualche Startup Day e ovviamente viviamo l'esperienza di essere startup dall'interno. In realtà quella degli startup è molto una moda, se ne parla tantissimo. Spesso gli Startup Day funzionano un po' come funziona la scuola, ci sono molte buone intenzioni, ma non ci sono abbastanza risorse, non ci sono abbastanza decreti attuativi che aiutino realmente le startup quando serve, non ci sono concreti movimenti verso la creazione di una gestione del lavoro da parte delle startup agevole e economicamente sostenibile. Fare lo startupper di fatto non è molto diverso da fare il ricercatore. Vai a letto con un'idea e ti alzi con quell'idea.
fino a quando non esce fuori i martelli. Poi su 100 idee ne escono 10 buone, le altre 90 le devi scartare, e quindi è faticoso, è gratificante, ogni tanto è anche remunerativo. È quasi ovvio pensare che non basti l'idea da sola, che occorra chi è in grado di svilupparla, chi è in grado di comunicarla, chi è in grado di venderla. Quello che forse potrebbe essere meno ovvio è che tutte queste competenze, che spesso si incarnano in persone diverse, devono collaborare fin da subito in maniera molto stretta. Ad esempio, chi comunicherà il prodotto o chi dovrà andare a venderlo potrebbe dare dei suggerimenti che vanno a modificare l'idea stessa, migliorandola. Quindi fin da subito e continuamente occorre lavorare in team. Un'altra cosa fondamentale è rendersi conto che si sta intraprendendo una strada che probabilmente costerà molta fatica, e quindi prepararsi a sopportarla senza mai dimenticarsi che comunque fare impresa è anche molto divertente.